Signor Galilei, il signore. Signore, non vi sentite bene? Che c'è? Suor Maria Celeste è qui. La vostra amatissima figlia non è più malata. Non siete felice? Metti altro carbone. Piera. Sì? Come ti sembra d'aspetto oggi, mia figlia? Come ogni giorno. È difficile dirlo. Suor Maria Celeste è pallida per natura. Lo stesso colorito fin da bambina. La sua povera madre diceva sempre... E diceva sempre? Portami un po' di quel vino nuovo. Dovreste essere più prudente. Stanotte siete stato male, avete dato di stomaco. Vi siete mangiato un'oca intera e bevuto 3 caraffe di vino. Ma alla vostra età non dovreste esagerare. Piera ha ragione. Dovreste prendere maggiore cura di voi. Tu piuttosto come stai? Che è stato? No. Una piccola indisposizione. Perdonatemi, ma ieri non ce l'ho fatta venire dal convento alla villa. Avevo bisogno di un piccolo riposo. Colpa mia. Ti do troppa incombenza. Che grande felicità sapervi così vicino al convento. Potervi vedere ogni giorno. Esservi di qualche utilità. Ancora qui. Presto lo scaldino e un po' di vino che sai. Quando sono arrivato in questa villa, mi diceste, dobbiamo rinvigorirlo, quest'uomo è troppo pallido e magro. Cos'è? Avete cambiato idea? Il gioiello è casa vostra, non è una prigione. Casa mia. Non posso ammettere nessuna persona che voglio, né fare conviti. Ma vi è permesso di ricevere le visite di noi parenti, di amici? Gli amici? Soltanto quelli che non danno pensiero, quelli che non parlano di scienza. Potreste scrivere ancora una supplica al cardinale Barberino, domandando la licenza di poter tornare qualche volta a Firenze. Scrivere ancora una supplica? Per avere ancora sempre la stessa risposta? Non domandate la grazia, altrimenti vi riporteremo là, nelle carceri vere del Santo Uffizio. No, no, avete ragione. E qui non siete chiuso in cella. E soprattutto siete vivo. Vivo. E solo. La mia vita. La mia vita. La vostra vita. È stata come una piazza aperta a tutte le strade. Sì, aperta all'incomprensione, all'invidia. Avete dato. Avete cercato di portare agli uomini chiarezza. E sono stato ripagato con raggiri. Per restare vivo ho rinnegato me stesso e le mie idee. Vi ho portato soltanto inganni e la bestemmia. No, no, non dite questo. Con cuore sincero e fede non finta, abiuro, maledico e detesto gli errori e eresie e generalmente ogni e qualunque errore. Lascio la falsa opinione che il sole sia al centro del mondo e sta fermo e la terra non è al centro del mondo e si muove. Ho rinnegato tanti anni di studi e di ricerche. Tutte le copie dei dialoghi sono state bruciate. Non torturatevi. Degli esemplari si sono salvati di certo. I vostri sostenitori sono tanti. Chi crede in voi ne avrà nascosto qualche copia. Quando sarà il momento la mostrerà. Per l'amore che vi portano coloro che vi sono accanto. Coloro che vi stimano, assoggettatevi al volere di chi governa. La sfortuna, dicevate, è dovuta a un errore di computo. Quando ci si trova davanti a un ostacolo, la linea più breve tra due punti può essere la linea curva.
Avete sempre contestato ai teologi il diritto di guidare le scienze fisiche, naturali, di interpretarne i risultati. Bene, si sono presi la loro rivincita, ma ben presto si avvedranno dei loro errori. Le sacre scritture, se ben interpretate, non contengono alcuna affermazione contraria alle verità che voi sostenete. La Chiesa che riconosce i propri errori, prima o poi. Durante una di quelle lunghe, limpide notti estive, mi indicaste il cielo e bisbigliaste: figlia mia, il grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi può essere letto e interpretato solo se si impara a intendere la lingua e a conoscere i caratteri nei quali è scritto. E tu dicesti come? Provando e riprovando. Per questo delitto, perché ho cercato di capire con la ragione ciò che mano a mano si viene osservando, mi hanno relegato qui per sempre. Siete vivo. Avete ancora tante possibilità. Potreste riprendere gli studi. È un peccato che non facciate onore al grandissimo dono che Dio vi concesse. Il vostro intelletto. Sì. Mi hanno concesso carta e penna. Loro sanno che non potrei mai rinunciare al mio vizio. Come sanno che tutto quello che potrei scrivere sulle conclusioni meccaniche, sopra la resistenza dei corpi solidi, non potrà mai uscire da questa stanza. Anche se è così, fatelo per il vostro spirito. Forse. Appena questi occhi stanchi me lo permetteranno. I vostri appunti sul moto non andranno né distrutti né smarriti. Di ogni scritto ne farete una copia. L'originale la conserverete per i censori. L'altra, troveremo il modo di consegnarla in mani sicure per farla giungere in Amsterdam. Proposito esporre una nuovissima scienza che tratta di un assai antico argomento, il moto. Con l'aiuto di esperimenti ho scoperto alcune sue proprietà che son degne di venire alla luce. Questo dialogo è stato ricostruito dalle lettere tra Galilei e la figlia Suor Maria Celeste. E rappresenta un momento del sofferto travaglio di Galilei dopo la condanna del 1633, quando Galilei passerà gli ultimi anni della sua esistenza nell'isolamento della villa di Arcetri presso Firenze, confortato dalla presenza appunto della figlia Suor Maria Celeste.